La primavera del movimento motociclistico calabrese è cominciata in inverno. Il 10 febbraio infatti è partito sotto un caldo sole il campionato motocross calabrese. Il primo dei 6 round della stagione 2019 si è corso sul crossodromo di Motta San Giovanni. Un appuntamento che nelle speranze degli organizzatori e della federazione avrebbe dovuto quantomeno ripresentare l'ottimo risultato di partecipanti e motoclub coinvolti, con cui si è conclusa la stagione 2018. Ebbene, l'alba della nuova stagione ha invece presentato un risultato ben più roseo, oltre un centinaio di iscritti, con prevalente presenza di piloti provenienti da tutta la Calabria. Questa volta l'area paddock del crossodromo ai piedi dell'Aspromonte offriva il suggestivo panorama di un popoloso happening che ha riportato negli appassionati con i capelli bianchi l'entusiasmo e la passione dei periodi più gloriosi del motocross calabrese. L'abbondanza di piloti in ogni classe ha offerto finalmente la possibilità di riempire il cancelletto ad ogni start, offrendo quindi spettacolo ed adrenalina anche per gli spettatori e gli appassionati presenti. Certo, il gran numero di iscrizioni da effettuarsi prima dell'avvio del programma di gara ha spostato l'inizio delle gare ben oltre metà mattina, ma lo svolgersi delle gare senza problemi ed interruzioni ha permesso agli organizzatori e ai commissari della federazione di concludere il programma entro, giusto, il limite del tramonto. Alessandro Laudonio e Lello Carbone, entrambi con due doppiette di manche, sono stati i vincitori delle classi di riferimento, rispettivamente la MX1 e la MX2 Expert. Doppiette anche per i vincitori delle classi rider, Alessandro Laudonio, vincitore della MX1, e Jason Mancuso nella MX2. Nella 125, Carmelo Francesco Riolo ha vinto nella categoria Junior e Francesco Sireno nella Senior. Tanti giovanissimi nelle classi promozionali, che hanno visto le vittorie di Francesco Giacco nella Junior, Flavio Barcella nella Senior e di Alessandro Maria Di Pietro nella Cadetti, mentre la bravissima Aurora Crea ha fatto sua la Coppa Femminile. Vincenzo Romeo nella MX1 e Francesco Petrassi nella MX2 sono stati i vincitori nella numerosissima classe Challenge, mentre Francesco D'Elia e Antonio Simone sono stati i vincitori nella MX1 ed MX2 Veteran.